Il 13 giugno il ministro della Salute italiano dichiarava di aver sottoscritto insieme a Germania, Francia e Olanda un contratto con AstraZeneca per l'approvvigionamento del vaccino anti-Covid fino a 400 milioni di dosi. Il contratto però non esiste, è l'ennesima bugia del governo italiano, e non esiste per quello che abbiamo sentito poc'anzi, e cioè perché della questione se ne occuperà l'Unione Europea. La Commissione, come abbiamo sentito, ha infatti stipulato questo accordo con AstraZeneca per la produzione e la distribuzione del vaccino anti-Covid per il valore di alcune centinaia di milioni di euro. Non ho sentito però alcune cose che vorrei sapere, da qui le mie domande. Vorrei sapere quali sono stati i termini dei vostri negoziati con le multinazionali. Vorrei sapere quando arriverà il vaccino e come arriverà nei Paesi membri. I soldi dati alle multinazionali a cosa sono destinati? Insomma, il vaccino ancora non c'è e non sappiamo nemmeno se ci sarà in futuro, però ad oggi la spesa c'è. È certa, quella è fuori discussione. Quindi vorrei sapere i tempi, come e a chi. Inoltre, concludo, il Financial Times in un recente articolo ha rivelato che le multinazionali avrebbero chiesto e preteso dall'Unione Europea un mega scudo legale, una specie di immunità, facendo infuriare ovviamente le associazioni in difesa dei pazienti. Chiedo quindi un minimo di trasparenza e una certezza assoluta sui vaccini. Grazie.